E dopo il sai che bon ci ho preso gusto con l'Oriente. E benvenuti qui nella nostra cucina virtuale. Eh sì, cari miei, dopo aver sperimentato il sake bon che non ci è piaciuto per niente, o meglio, la ricetta che abbiamo fatto noi era buona, quella del sake bon in barattolo non faceva proprio schifo. Dopo quello mi sono andata in trip con l'Oriente e quindi, quando tu non ci sei, caro, che sei al lavoro, ho sperimentato un pranzo che non mi faccia ingrassare ma che sia gustosissimo: un pollo all'orientale. Bene, andiamolo a provare. Ed ecco gli ingredienti per il nostro buonissimo pollo con verdure, latte di cocco e curry. Allora, innanzitutto vi dico che questi sono gli ingredienti per una porzione abbondantissima, diciamo per un piatto unico da pranzo, secondo il mio regime alimentare dietetico. Quindi io ho verdure a volontà, un tot di proteine, un tot di carboidrati. E faccio un piccolo sforo aggiungendo un cucchiaio di latte di cocco. Comunque, sono 30 grammi di riso basmati integrale. Questo è il riso scotti, l'ho trovato al supermercato e mi è sembrato carino. È integrale e basmati, non l'avevo mai visto e l'ho acchiappato al volo. 180 grammi di petto di pollo, una carota, una zucchina, mezza cipolla, un po' di verza, io ne ho preso un quartino, diciamo così, un cucchiaio di latte di cocco, sale e pepe a piacimento, 3 cucchiai di salsa teriyaki o di salsa di soia e una spolveratina di curry da aggiungere rigorosamente alla fine della cottura. Cominciamo subito. Come prima cosa mettiamo a bollire il riso in abbondante acqua salata. Quindi riduciamo a dadini tutti gli ingredienti, quindi il pollo, la carota, la zucchina, la cipolla e la verza. E voilà! Visto che poteri? Vengono facendo i video questi poteri qui. E allora abbiamo tagliato il nostro cavolo cappuccio, la carota, la zucchina, il pollo, l'ho proprio dadolato così, abbastanza piccolo, e poi la cipolla. Il riso ancora è in cottura. In un wok versiamo il nostro cucchiaio di olio extravergine d'oliva. Ne uso poco, è un cucchiaio molto scarso, eh? All'interno dell'olio per adesso verso soltanto la cipolla. Sopperirò la mancanza di olio allungando quando occorrerà con un po' d'acqua. Nel frattempo ho scolato il mio riso e l'ho passato sotto l'acqua per togliere l'eccesso di amido che comunque non aveva. Ancora con un po' d'acqua, perché ripeto, non essendoci l'olio, io aggiungo il mio pollo. Quando tutto il liquido si sarà ristretto, versiamo la salsa teriyaki, faccio 3 bei giri di padella, ed il cucchiaio di latte di cocco, voilà. Mescolo bene. Faccio andare un pochino per far insaporire il pollo. Quindi butto dentro tutte le verdure. Metto il sale. Mescolo tutto ben bene. Io le verdure le voglio belle croccanti, quindi non le farò andare molto. Capite bene che è una porzione enorme, io non so se la mangerò tutta, però mangiare tutte queste verdure farebbe un po' bene, se non avete la colite ovviamente. Quindi faccio prendere tutte le verdure della salsetta. Aggiungo un bel bicchiere d'acqua e lascio cuocere sino al grado di cottura in cui preferisco le mie verdure. A questo punto il nostro stufato, diciamo così, di verdure e pollo è, come vedete, quasi asciutto sul fondo, quindi è il momento di inserire il riso quando ancora c'è un po' di acqua, in modo che lui si insaporisca.
del condimento. Certo, è un po' pochino questo riso, lo capisco. Poi mettetene di più. Ok, e adesso una spolverizzata di curry. Ed ecco la nostra padellata con super porzione da camionista per ombretta. Naturalmente dopo 3 ore avrò ancora fame perché è tutto verdure sta robina qua. Quindi verdure e pollo, diciamo così. Il riso c'è giusto per comparsa. Voi che non siete a dieta, mettetene di più. Mettetene un 60 grammi a testa, andrà benissimo. 50-60 grammi. Ora in piatto vi lascio le foto e poi a pranzo! Il riso era pochino, lo so, ma io sono a dieta, ahimè, voi mettetene di più. Bene, provate questa ricetta anche voi e vedrete che rimarrete stupefatti. È veramente buono. Volendo potete mettere il riso scondito a parte, a forma di cupolino. Nel mio caso 30 grammi erano invisibili, quindi era anche inutile, non c'era la ciotolina così piccola. Però insomma, se mangiate bene, se siete delle buone forchette, fatevi un 60-70 grammi di riso e mettetelo proprio come contorno a questo a questo deliziosissimo pollo, che sarà una cena stupenda per le notti d'estate. E quindi, donne, se anche voi volete un petto più formoso, provate questo pollo. Non è il petto di pollo? Bene, provatelo. Sì, era petto di pollo. Petto di pollo, brava. E quindi, se anche voi volete un petto più formoso e all'orientale, insomma, bene, provatelo lo stesso e fateci sapere di quante misure vi ha aumentato. Di nessuna sarete diminuite, perché è una ricetta molto, molto light. Quindi, basta dire fesserie per non dire minchiate. Regalateci un pollice in su in alternativa a 2 bastoncini orientali e che sto a dire? Va bene, basta. Regalate. Tu dell'Oriente usi troppe cose stupefacenti. Non è vero! Bene, ma bene. Basta. Salutiamo i nostri amici a casa e noi vi rimandiamo sempre qui. Al prossimo video. E sulle nostre tavole. Italianissimo! Ma ciao! Bene, eccoci qua, pronti a sorteggiare qualcuno che vincerà. Pietre, sì, abbiamo deciso che metteremo delle pietre. Bene, vediamo quanti commenti sono. Sono 144 commenti. Sorteggeremo con random.org e sorteggeremo dal commento più recente al meno recente, non considerando le risposte ai vari commenti. Quindi il commento semplice e puro. 107, bravissima, un bellissimo numero. Vediamo a chi corrisponde. Ombretta nel frattempo conta. Bene, vediamo Chiari 3D e scrive: partecipo ovviamente, vi amo da sempre e per sempre. Benissimo, ti vogliamo bene anche noi e beccati ste pietre. Mi raccomando, contattaci privatamente e mandaci il tuo indirizzo. Ciao!